Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Al termine del giorno, sommo Creatore, vegliaci nel riposo con amore di Padre. Dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte. Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città della Giudea. È entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Parola del Signore. Preghiamo insieme. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i prodigi del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che Egli ha scelto come sua eredità. Cantiamo al Signore un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore, Egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore, nel suo santo nome noi confidiamo. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonanotte nel nome del Signore. Oh,
O Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Tu che sei la luce per tutte le genti e la gloria del popolo tuo, Israele. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Servo, vada in pace secondo la tua parola.